L'amministrazione comunale di Prato ribatte punto per punto agli attacchi del comitato cittadino in mezzo all'autostrada sull'efficacia dell'azione pubblica per tutelare gli interessi dei cittadini rispetto alla realizzazione della terza corsia tra Prato e Firenze della 11 e alla concomitante installazione delle barriere antirumore a Cafaggio richieste da tantissimi anni dai residenti. Il comune ricorda ai cittadini che le scelte fondamentali su questa opera, compresa la valutazione di impatto ambientale, sono state fatte nel 2012 quando governava un'altra amministrazione comunale, ma che nonostante ciò negli ultimi 5 anni tanto è stato ottenuto sul fronte delle mitigazioni ambientali. Si dimentica che il percorso della terza corsia era già stato definito 7 anni fa con una mera previsione dell'apertura di un terzo casello autostradale, non toccando minimamente i bisogni e le esigenze del nostro territorio e dei nostri cittadini. Quello che l'amministrazione ha fatto negli ultimi 5 anni è stato quello di riprendere un percorso di dialogo, interlocuzione con Autostrade, consapevole che da un punto di vista giuridico la nostra posizione era una posizione molto debole, però questo è stato fatto con attenzione, con responsabilità. Il nostro sindaco è andato più volte a Roma con gli assessori competenti a discutere della necessità di garantire quanto più possibile per il nostro territorio nella costruzione della terza corsia. Sono state riportate istanze del comitato, dei cittadini e il disegno che ne è uscito è un disegno sicuramente migliore, ma direi molto migliore rispetto a quanto era stato stabilito nel 2012. Per quanto riguarda l'esito delle misurazioni ARPAT sulla qualità dell'aria a Cafaggio richieste dal Comune, l'amministrazione smentisce il Comitato e dichiara che i risultati sono stati pubblicati sul sito dell'ente evidenziando dati entro i parametri per ossido d'azoto e PM10. Nel caso in cui vi fossero dei problemi certificati di tipo sanitario sarà ovviamente compito e onere dell'amministrazione intervenire. Altrimenti si rischia che tutto sfoci in una sterile polemica politica. Ecco, io do questa lettura a quel comunicato.